Ciao, bentornati sul mio canale. Metà mese e ancora non ho fatto i prodotti finiti. Dire che ho un diavolo per capello, cioè proprio li ho proprio i capelli a diavolo così. Quattro chiacchiere, dopo vado con i prodotti finiti. Ho fatto un acquisto su un sito e si sono infilati un altro sito di slot machine. Mi ha fregato dei soldi della Poste Pay, che erano stati caricati per fare l'acquisto, per cui ho dovuto fare denuncia dai carabinieri, chiudere la Poste Pay, cioè bloccarla, chiuderla, andare a comprare. È da venerdì che ci sto dietro, ne ho. Così, se avessi davanti quello che fa queste robe qua, gli farei in così. Andiamo avanti, vediamo se si risolva tutto. Cioè si risolve, sì. Ho chiuso la Poste Pay, quello che era rimasto me l'hanno dato in contanti e l'altro, avendo fatto la denuncia, c'è cioè l'assicurazione, risarciscono, viene mandata a casa una lettera per poi andare a prendere i soldi in posta, per cui tempi della posta. Allora, non ho lo smalto, ma ho questa bella dermatite che qua adesso sembra anche. Ieri ero arrivata proprio a sanguinare un taglio qua, non riesco più a liberarmene con il freddo, le mani secchissime. Lid, accidenti, c'era la linea CMed, quella con l'orsetto polare, da me non è arrivata, che volevo fare lo scorto di cremi. Ho un diavolo per capello, ve lo dico. E mi sono trovata in ritardo perché tra tutte le altre vicissitudini, che comunque per carità hanno tutte le persone, però mi sono trovata con un sacchettone gigante che alla fine siamo a. Domani è il 15, siamo a metà mese di novembre, per cui è tutto ottobre e un pezzo di novembre, perché io ho continuato a buttare dentro, adesso non è che mi ricordo quale sì, quale no. Allora, vado, pesco alla mano. Ho finito. E direi, notare questa cosa di rosa, rosa ovunque, rosa anche le salviette, sono perseguitata oggi. Oggi è la giornata pink. Ho finito queste salviette qua, niente da dire, costano 3,79 euro, ok, sono 72, ok, allora il sacchetto era bucato e io dove le appoggiavo mi perdevano fino alla fine, fino alla fine. Erano stra imbevute e sinceramente potrei anche pensare di ricomprarle, magari le trovo meno imbevute, perché comunque mi sono durate tutto il mese di ottobre quasi. Considerato che l'ho preso un po' dopo, adesso siamo a metà ottobre, le ho finite ieri, per cui diciamo che quantità... Prezzo ci siamo, sto urlando? Non può essere. Quantità prezzo ci siamo, ma sono stra in mega imbevute. E, boh, non lo so, mi sembra di avere sempre la faccia bagnata e non vedo l'ora di sciacquarmene. Fino all'ultima, cioè addirittura le ultime tre erano ancora più imbevute dell'inizio, nonostante il sacchetto perdesse anche, per cui sì, potrei provare a riprenderle perché ho la pelle che comunque è tutta in rivoluzione, per cui. Se non avete problemi, l'odore non mi dava assolutamente fastidio. Se non vi dà problemi il discorso sulla pelle, direi che si può fare, si può fare. Tra l'altro io ce l'ho lontano, per cui non è neanche il problema di dire ok, mi catapulto a comprarne. Poi, Mattia, il mio piccolino, si è finito il doccia schiuma, questo della Ultra Dolce Garnier, questo al sapone di Aleppo e l'olio di rosa. Lui piace un sacco perché si mette là e si fa un sacco di bolle. Non fa tanta schiuma, fa proprio le bolle, fa delle bellissime bolle e lui ci si diverte un sacco. Adesso c'è freddino, per cui ho detto non è che poi, insomma, c'è freddo, non è che puoi stare 3 ore in doccia a farti le bolle finché non hai l'acqua che scorre. Se è d'estate, può stare lì, si rinfresca, ma sarà. Non credo di averne un altro, ma mi ha già detto mamma, mamma, va bene, mamma, dovrei andare a comprare magari quell'altra versione. Ho finito, ne dovrei avere altri due dei miei soliti quadrotti struccanti, questi, ma adesso non mi piacciono più e dopo vi faccio vedere anche perché non mi piacciono più, anzi subito perché ce l'ho subito dopo. Per me sono stra consigliati, stra super sì. Questi di Sien sono quelli grossi, ovali, ce ne sono 70, costano 1,29 euro forse. Fantastici, non si aprono, non si spaprono, non spelucchiano, promossi. Infatti sto finendo quelli là e ne ho già uno di scorta di questi qua di Ciel Mast e sono 100% cotone rispetto a quelli più piccoli che invece non sono 100% cotone. Promossissimi, vanno benissimo, morbidi, non danno fastidio agli occhi. Abbiamo finito tra allergia, più che la mia allergia, questa confezione da non mi ricordo quanto erano, vediamo. 42. Sì, 42 pacchetti, carinissima, l'avevo fatto vedere in un video spesa, dei fazzoletti della Floralis da Lid, con tutti i disegnetti sopra, tipo shabby, sì, si può dire, tipo shabby, erano carini pacchettini, morbidi, fazzoletti, andavano bene, io preferisco il tempo, perché se finiscono in lavatrice non si spappolano, solo per quello. Poi, una confezione di
Cotton Fioc, questi, è rimasto solo il cartoncino con queste belle scatoline. Ne ho un'altra o due forse, non lo so. Non mi fanno impazzire i Cotton Fioc perché secondo me un attimo che li usate anche per fare. Togliere il contorno dello smalto per fare una cosa e si stacca il cotone dal bastoncino. Per cui non so, finiti quelli se li ricomprerò. Ho finito una di questi qua. Invece gli altri, quelli piccolini, dischetti, questi che non sono 100% cotone perché io li uso per togliere lo smalto, mi vanno benissimo perché non spelucchiano, non mi assorbono tanto acetone, che se no devo stare lì a contarmi per acetone. Poi abbiamo finito la fiera dei fazzoletti, tartarughe ninja, fazzoletti delle tartarughe ninja, gliel'ho messo in cartella un po' a lui, un po' io in borsa, perché io ci vado tranquillamente in giro con i fazzoletti, eh. Poi abbiamo finito, me ne sono rimasti due in borsa adesso, di tempo, questi con queste, vediamo, con questi disegni qua sul pacchettino, comunque i fazzoletti ne erano bianchi. Mi sa che ho appena svuotato la plastica da riempire un'altra volta, fantastico. Poi ho finito un altro pacchetto di tempo, questi non so perché c'è scritto morbido. Ancora più morbido, ancora più resistente, che la confezione è diversa. Comunque un po' li prendo, cioè vanno via i fazzoletti, come il pane, che io non vi tengo mai le scatole delle salviettine, sì, perché io ve le ho tutte in ogni stanza, ne ho una anche là dietro, cioè in ogni stanza. Allora, poi finite le salviettine queste di... Mamma mia che riflesso! Di CM, queste qua, quelle rosa, le prendo sempre. Adesso sto usando, ho preso un'offerta, 1,99 euro, quelle della... L'acqua di rose. Non ho ancora capito se mi piacciono o no, perché l'odore comunque che rimane dopo sul viso, l'odore, sì, è un profumo che rimane dopo sul viso, è abbastanza persistente. Però la salvietta ha la consistenza che voglio io, è imbevuta come voglio io, strucca benissimo, ne basterebbe addirittura una invece che due, e su quel livello mi piace. Non ho ancora capito se mi piace il discorso della profumazione. Ho visto che sono in offerta adesso da Ipersop, 1,99 euro, per cui potrei pensare di prenderne un'altra, dal modo da finire quelle ed averne un'altra da poter fare un commento. Però non mi dispiacciono. Sì, mi dispiace il prezzo perché costicchiano un po'. C'è la luce che va e viene. E non so, di pacchettini, volevo far fuori i pacchettini. Allora, ho finito questa che mi era piaciuta un sacco, il primo barattolino che avevo preso. Questo della Omnia, siero viso, questo era al gown. Sono arrivata fino a metà del secondo, l'altra metà l'ho usato come crema mani perché non riuscivo più a tenerlo sul viso. Vi ho detto che la pelle e il viso è in rivoluzione, per cui colpa mia probabilmente, non del siero, non lo ricomprerò, però l'ho già ricomprato due volte. Stessa cosa che avevo detto nell'altro video, non so se ne ho tanti, sto cercando di pescarli, ma... Questo adesso ne ho altri due da finire, lo struccante solito mio che è anni che uso e che lo vedete nei video acquisti, prodotti finiti, eccetera. Non mi strucca più come prima. Adesso ho messo una matita waterproof qua sotto, stasera la strucco, domani mattina, bene, sembra struccata bene, domani mattina lavandomi la faccia mi arriva, cioè mi cola fuori la matita. Non me lo chiedete? Ho ripreso quella della Siem per vedere se magari è cambiata la pelle. No, non riesce a struccarmi. Ho preso quella della Geomar. Sì, non mi dà fastidio agli occhi, ma anche quella non mi strucca bene. Sono veramente di Rocher. Sì, mi avete scritto, l'ho provata, ma costa troppo e anche a me mi bruciava gli occhi. L'unica cosa, devo prendere, andare fin su all'LD, ce l'ho bello distante, e provare in bifasi con loro, perché quello della Fiera Magnolia brucia gli occhi, quello della Garnier brucia gli occhi. Nivea non ci provo neanche, per cui sì, li ho provati tutti. Ho finito un po', perché comunque tutto ottobre adesso. Lancio. Finito, doccia schiuma, non ne abbiamo più, basta, fino all'anno prossimo non se ne parla. Il Vidal, questo ananas e cocco, mio marito si era fissato, gli piaceva un sacco, anche a me piace tanto finché è estate, dopodiché basta, mi snausea, lui invece deve andare avanti, deve continuare, adesso non glielo compro più. Questa cosa qua era sempre ananas e cocco, però era della Fresh and Clean, sapone mani, e buonissimo profumo a sniffarlo così, quando lo versate è buono, dopodiché non lo sentite più. Per cui non lo ricomprerò. Qui c'è un altro struccante occhi, sempre il solito dell'Oreal, che comunque da quando hanno cambiato il tappino gliel'hanno messo azzurro, azzurro, anche se gli ingredienti ho controllato sono uguali, non è più la stessa cosa, anzi addirittura devo essere sincera, il giorno dopo un po' mi bruciano gli occhi, non dico mi si gonfiano, però non riesco a capire, comunque è la mia pelle in evoluzione. Avanti, un altro struccante, sto andando alla mano, per cui questo come vedete è il tappo blu e bianco, questo è il tappo azzurro, per cui gli ingredienti sono uguali. Ne ho finiti un po' perché io ci lavo la mia fascia per i dolori eccetera, dovrebbe essercene tre, ma forse uno l'ho buttato via. L'antiscrepolatura che hanno fatto la confezione nuova, che questa sarebbe quella nuova, questa è quella vecchia della Neutro Roberts, per le mani secche eccetera.
Io ce la provo tutto, ma vediamo se riuscite a vederle in che condizioni sono. Nonostante io metto crema mattina, pomeriggio, adesso devo ancora metterla perché tanto mi devo lavare le mani. Io sono sempre così, più la dermatite fuori, usando i guanti per i piatti, vero? E con il freddo adesso sono martoriata. Poi, finito questo, che adesso non ricomprerò più perché mi dà fastidio, e sono passato a quello della Venus, che costa ancora meno, dell'Equilibria, me l'avete visto usare tante volte, adesso comincia a darmi fastidio. Tutta una rivoluzione nel mio corpo, fantastico. E per chi se lo domanda, no, non sono in gravidanza, ho le ovaie, mi sono tornate le ovaie policistiche. Yeah! Ecco, ho capito perché tante cose. Poi abbiamo finito questo Malizia sapone liquido vellutante e Allergan e vaniglia, niente di che, non ci è piaciuto più di tanto. Questo al piccolo non è piaciuto la prima volta, che buono e buonissimo, dopodiché non è piaciuto neanche a me. Non mi piaceva come gli rimaneva il profumo il giorno dopo sui capelli, non mi piaceva come rimaneva la pelle, e io ho provato ad usarlo, mi ha seccato pure la pelle, per cui non ci è piaciuto. Poi, secondo voi chi li ha usati questi? Il Bortalco alla lavanda Iris, sono tornata ad usarlo. Questi erano due, in bagno c'è un altro, comincio a rimanere senza, andrò a far scorta perché lo trovo in pacca da 2,99 euro, per cui andrò a cercare quello. Finito questo, Mora e lavanda di Rocher, buonissimo. Tra l'altro, al confronto di quello, in confronto a quello con cos'era, mango e un altro frutto, quello mi seccava la pelle, questo no, l'ho finito con piacere, e l'anno prossimo, sperando di trovare queste profumazioni estive, lo ricomprerò sicuramente. Poi, questo non mi è piaciuto perché mi faceva i capelli troppo flosci. Questo qua, lo shampoo dell'Angelica, addolcente 2 in 1 camomilla estratto di lino, siccome ha anche il balsamo, i miei capelli sono già tendenti al grasso, me li afflosciamo in una maniera pazzesca. No, non lo ricomprerò. Mi piace il sacco questo, ma adesso sono in pausa e sto usando quello all'aloe, mi pare, di Sien. Ma mi è piaciuto tanto questo qua, l'Head & Shoulder, questo al citrus. L'ho preso, questo era il secondo, ne ho un altro in bagno. Stacco un po' adesso, uso quello della Sienne, poi riprendo a usare l'altro che ho in bagno, ma è un prodotto che ricompro volentieri. Non mi è piaciuto proprio per niente questo shampoo qua, che era in omaggio sul giornale, 100 ml di HC probiotici, specchia sol, capelli naturali. No, non mi piaceva l'odore, non mi lasciava, non mi piaceva non mi lasciava i capelli. Beh, il piccolo ha finito il suo dentifricio. Questo qua Marvel, non so di che marca è, vediamo, Sodico è dietro, Made in Italy, a lui è piaciuto. Sì, non glielo riprenderò, adesso gli ho preso la zeta, l'acqua fresca per bambini. Poi avevamo finito, l'ho trovato nella borsa della piscina, uno shampoo di questi che erano per il dopo sole, dopo salsedine, cloro, in omaggio sul giornale, ne avevo presi tre, mi pare. Questo è finito, questo l'ho finita, mamma mia, mamma, che disperazione. Sempre in omaggio sul giornale, BioPoint, la crema anticellulite, a parte che faceva fatica ad assorbirsi sulla mia pelle, ma come si può dire, un odore, mi lasciava un odore addosso, sembrava che avessi usato, mi fosse fatto il bagno con la candeggina, mi lasciava quell'odore da candeggina, non vedevo l'ora di finirla. Ho finita la crema Sien Mani, ho fatto fatica a trovarla, adesso l'hanno rimessa finalmente, e questa la metto di giorno, alla sera metto l'altra, l'SOS. E quando va male me la metto anche di giorno, l'SOS, e comunque sono, cioè, finché ho la crema va bene, ma dopo mi basta andare fuori, prendere un pelino d'aria e vai con i tagli sulle mani. Ho finito questo, ora l'ultimo, finalmente il solvente oleoso senza acetone della Parisienne. Questo non mi è piaciuto per il motivo che, se vi dovete rimettere lo smalto subito essendo oleoso, dovete anche stare lì a sgrassarvi le unghie, per cui non lo trovo pratico. Ha finito l'Hemoform, questo che l'ha ridotto così perché noi abbiamo lo schiacciatubetti, ma fa schifo usarlo. Mio marito usa questo. Ecco, quel dentifricio salato, non so come, non so neanche come faccia ad usarlo. Questo ce l'avevo aperto dall'anno scorso, credo, la butto perché non mi fa né caldo né freddo questa crema, ma neanche sui piedi. E c'è adesso questa linea qua, l'Hand Cream, quella Mad. No, io volevo quella col rossetto polare, questa non è questa, non va bene, non ve la consiglio. Poi ho finito un deodorante della Nivea, questo che uso io, mi trovo bene, cioè alla fine è quello che regge di più e dovrebbe avere gli alluminio, sì, ha l'alluminio, però ormai li ho provati tutti e piuttosto di puzzare, addirittura io non puzzo mai e puzzo di più usando altre cose naturali, eccetera, no, mi tengo. È l'unico prodotto Nivea che mi sa abbiamo in casa.
Poi, finito questo, che me l'avevano dato comprando uno smalto, credo, il solvente per unghie della Rimmel ha una profumazione fantastica. Sì, gli hanno coperto. C'è un adesivo che copre cosa? Il codice a barra? O è l'antitaccheggio? Io curiosa, devo metterci il naso, eh? È il codice a barra, hanno coperto, sì, perché era in omaggio. L'unica cosa è che secca tantissimo le unghie, per cui no, non lo ricomprerò, anzi comunque a prezzo pieno costa anche abbastanza, ma scusa, però rimuove bene lo smalto e lascia un profumo fantastico. Finito il doccia schiuma questo di Sien, quello della versione dei quattro autunnali, ne ho altri tre da finire, ma finiremo anche quelli con calma. Poi ho finito una maschera con argilla bianca e fiore di malva di Geomar. Che l'ho fatta, ne ho preso un po', 79 centesimi, l'ho fatta, non mi dà alcuna fastidio, anzi l'ho trovata gradevole. Ho usato questo campioncino che mi hanno mandato con la palette, la Cocoa Blend Zoeva, vediamo se si vede, c'è scritto Zoeva, me ne hanno mandati due, purtroppo il problema è che è Perli, se no, se non fosse Perli, sarebbe da acquistare, non ho idea, non sono andata a guardare cosa costi. Comunque, un buon primer, sono riuscita ad usarlo una volta, due forse, per cui non è che l'ho testato così tante ore, però quello che l'ho provato direi che ha tenuto. Questo bocciato e cestinato, Astra, dovrebbe essere il Top Coat Fixing Wear. Allora, ultra brillante, asciuga velocemente? No, assolutamente, come l'altro della Essence che è qua che gli fa compagnia, che avevo bocciato nell'altro video, che è il Quick Dry. Questi si fanno compagnia allegramente, vanno nella differenziata. Andrò all'ecologica, fammi un giretto, credo che vadano nell'ecologica. Poi vediamo cosa butto. Ah, l'eyeliner, quello marrone, questo che avevo preso un mese fa, questo eyeliner Sien, eyeliner Famous Brown. No, cioè non fa la linea intera, si spezzetta la linea, no, non mi è piaciuto assolutamente. Poi butto un rossetto Sien che avrà quasi un anno e mezzo di più perché mamma ha un odore sgradevolissimo, probabilmente si è rovinato, per cui se ne va in pattumiera. Peccato perché era un bel colore, era Sweet Violet, sono i colori che piacciono a me. Cestino perché lo trovo inutile, però non ci provo neanche a finirlo, ma chi me lo fa fare? Questo dei provenzali, quelli nuovi che sono usciti, il burro cacao, lo metti, sembra di avere la colla stick sulle labbra e non idrata proprio per niente, per cui non ho intenzione di farmi male, già che ho anche le labbra che fanno che in questo periodo screpolate, non ci penso proprio. Cestino questo perché è assolutamente inutile, sempre Sien lip gloss questo qua, lo mettete, non idrata, non dura una cippa, appiccica, che no. Butto questi qua due perché anche questi, mamma mia, hanno un odore pazzesco e comunque avranno 2 anni perché sono non questi della The Artist ma della collezione Generation Next, credo, questo colore qua, lo 06 e lo 02 che erano i Frosted Look. Questi qua due hanno degli odoraci schifosissimi per cui si sono rovinati. Poi un pacchetto di questi, i soliti assorbenti miei, questi che sono rimasti dal mese scorso probabilmente. E l'ultimo che ho finito è questo qua. Praticamente è la crema che ho preso giù al mare perché da me Glenova non c'è, l'ho presa giù a Rimini. È una crema corpo che aveva anche un buon inci con olio di cocco vellutante, anche no, cioè questa è senza paraffina, senza parabeni, senza siliconi, non mi ha fatto niente, spalmarla o non spalmarla era una cosa indifferente, per cui beh dai, adesso che ho fatto i finiti sono contenta, così riempio un'altra volta la plastica. Un bacione, ciao.